Come risalire al nominativo singolare? La regola più efficace, e non è una regola, è conoscere quante più parole possibile, o in ogni caso le più frequenti della categoria dei nomi con tema in consonante. Esistono certamente alcune regole empiriche che possono aiutarci a individuare il nominativo. Si tratta però di regole empiriche, cioè che non sono, diciamo così, scientifiche al 100%, possono anche prevedere delle eccezioni. Prendiamo il nome dell'elenco. Applichiamo la prima regola, conoscere quante più parole possibili. Parole da memorizzare. Quali sono in questo elenco? Queste: ostium, gentem, urbi, partibus, cives e igne, se vogliamo. Allora, ostium, ostis, ostis, il nemico, gentem, gens, gentis, il popolo, la stirpe, urbi, urbs, urbis, la città, partibus, pars, partis, la parte, anche il partito politico, igne, ignis, ignis, cives, civis, civis. Guardiamo al resto, prendiamo artes. Applichiamo la regola che conosciamo per risalire al nominativo, la regola fondamentale, qual è? Staccare la desinenza del caso, e esse in questo caso, che come sappiamo è la desinenza del nominativo, accusativo, vocativo, plurale. Staccando la desinenza ottengo un tema in consonante, apparentemente, come in virtù di quello che abbiamo detto in precedenza. Quindi art, applico la regola che conosco dai nomi e che ho imparato studiando i nomi della terza declinazione con tema in consonante. Art, la T diventa S, quindi andrò a cercare ars, artis. Ovviamente, siccome la T è preceduta dalla R, quindi abbiamo una doppia consonante al nominativo, dovrò ipotizzare un genitivo plurale in ium, artium. Questo è un tema, è un nome con tema in origine in vocale. Per auribus la questione è un po' più complicata. Se stacco la desinenza ibus, ottengo un nome con tema in consonante, apparentemente, e cioè aur, che è una consonante liquida. Quindi, applicando le regole che conosco, vado a cercare un ipotetico aur, auris. Non troverò nulla, però il fatto che questo è un nome bisillabico, formato cioè da due sillabe, a, au, ris, al genitivo, mi può rimandare automaticamente a un nominativo in is, auris, auris. Da ultimo esaminiamo questi due nomi, che sono due nomi neutri. Qual è la particolarità di questi nomi neutri? Il tema che ottengo staccando la desinenza e dell'ablativo singolare presenta una doppia consonante, due consonanti, che cade al nominativo. Una delle consonanti cade al nominativo, quindi avremo lac e mel, mellis. Anche in questo caso memorizzare i nomi è più semplice che applicare le regole, perché i nomi neutri di questa categoria sono pochissimi, li abbiamo elencati: lac lactis, il latte, mel mellis, il miele, os ossis, l'osso, e cor cordis, il cuore.